Buongiorno, bentrovati dal TGR dell'Umbria. Dunque, oggi è in visita istituzionale in Regione il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, che questa mattina ha incontrato in prefettura a Perugia gli esponenti delle istituzioni e i vertici delle forze dell'ordine per affrontare i temi più caldi sul fronte della sicurezza. Cominciamo da qui con il primo servizio, Lorenzo Materazzini. I temi della sicurezza al centro della visita del sottosegretario al Ministero degli Interni Nicola Molteni. La prima tappa questa mattina in prefettura a Perugia, dove Molteni ha incontrato prefetto, sindaco di Perugia, presidente della provincia e la presidente della regione Tesei. C'è grande attenzione da parte del governo, da parte del Ministero, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza alle condizioni di sicurezza dell'Umbria in generale, di Perugia città e della provincia di Perugia. Fondamentale è garantire sicurezza, controllo del territorio, ordine pubblico, prevenzione e contrasto al crimine. Entro luglio arriveranno 10 agenti di polizia, 5 per la provincia di Perugia, 4 in questura, 1 alla polizia ferroviaria, stessa distribuzione per la provincia di Terni. Lotta alla movida selvaggia e allo spaccio, questi i punti contenuti nel patto Perugia Città Sicura, rinnovato alla presenza dello stesso sottosegretario. Io non faccio distinzione tra spaccio pesante, spaccio leggero. Lo spaccio fa male, lo spaccio è un crimine, va contrastato senza se e senza ma, attraverso le forme di polizia, attraverso la cultura, la legalità, attraverso l'educazione soprattutto delle fasce giovani. Particolarmente importante è l'aumento del fondo per la sicurezza urbana, che passa da 15 a 25 milioni a livello nazionale, distribuito alle amministrazioni locali, e il fondo dedicato specificamente alla videosorveglianza. La giornata umbra del sottosegretario prosegue con la visita al commissariato di Assisi e infine alla questura di Terni.